Salve tifosi nerazzurri, benvenuti nel canale di notizie dell'Inter. Se sei nuovo qui, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere le notizie quotidiane dell'Inter. Andiamo! Mentre in Qatar si gioca il mondiale, i club europei analizzano il mercato alla ricerca di possibili opzioni da ingaggiare nella prossima finestra di mercato, che si aprirà a gennaio 2023. Una delle squadre in cerca di rinforzi è l'Arsenal, che guida la Premier League. I Gunners sono interessati ad almeno due giocatori. Il primo è uno dei punti salienti dell'Inter, l'attaccante Hakan Çalhanoğlu. Il turco è stato una parte importante della squadra italiana in questa stagione, tuttavia è considerato negoziabile per la necessità del club di raccogliere fondi per rinnovare con altre stelle della squadra, come Skriniar e Dumfries. Il 28enne attaccante turco ha ancora un anno e mezzo di contratto con l'Inter e per firmarlo sarà necessario un investimento di 25,9 milioni di sterline. Il direttore dell'Arsenal Edu Gaspar è uno degli appassionati di acquisti dell'attaccante. Crede che Çalhanoğlu possa aumentare le sue possibilità di vincere il titolo di Premier League in questa stagione. Il giocatore potrebbe giocare su entrambi i lati dell'attacco, sostituto di Saka e Martinelli. Anche l'Arsenal è interessato a un giocatore del Milan. Oltre a Çalhanoğlu, un altro atleta nel mirino dei Gunners e del loro direttore Edu Gaspar è il centrocampista del Milan Ismael Bennacer. Il giocatore sta trattando il rinnovo del suo contratto con il club italiano e, secondo le informazioni del sito TeamTalk, gli importi richiesti sono troppo alti per la sua squadra attuale. Il Milan ha recentemente perso giocatori importanti a titolo gratuito, come Donnarumma, Kessié e Çalhanoğlu, quindi c'è il timore che ciò accada di nuovo con Bennacer. In questo modo gli italiani potrebbero essere tentati di negoziare il giocatore con i Gunners, e potrebbe essere un rinforzo importante per il settore di centrocampo dell'Arsenal. Cosa ne pensi della notizia? Lascia la tua opinione nei commenti, metti mi piace al video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Alla prossima nerazzurra!